Questo strumento è un vero e proprio unicum. Già è molto raro trovare strumenti italiani, a parte gli organi, a due tastiere, ma non è questa la caratteristica più importante. Lo strumento è stato costruito nel 1746 da un grande artefice fiorentino, Giovanni Ferrini, allievo di un altro grande artefice, Bartolomeo Cristofori. Bartolomeo Cristofori, padovano, attivo alla corte fiorentina del gran principe Ferdinando de' Medici, era un grande costruttore di clavicembali, ma il suo nome è legato soprattutto alla creazione, all'invenzione del pianoforte, avvenuta agli albori dell'anno 1700. Il suo allievo Giovanni Ferrini ha costruito sia clavicembali sia pianoforti secondo il modello del maestro, ma in questo strumento ha voluto riunire l'antico e il nuovo. Alla prima tastiera corrisponde un clavicembalo e alla seconda corrisponde un pianoforte. Domenico Scarlatti, attivo alla corte di Spagna, quale maestro della regina Maria Barbara, già infanta di Portogallo, aveva riempito la corte di strumenti fiorentini, tra cui strumenti di Giovanni Ferrini. E mi è stato fatto notare certamente da una collega spagnola che l'anno di costruzione di questo strumento, 1746, corrisponde esattamente alla data dell'incoronazione di Maria Barbara di Braganza come regina di Spagna, e non credo che sia una semplice coincidenza.